Anna Falchi ha svelato l'aneddoto alla confessione. Si trattò di una gag. Anna Falchi non ha tralasciato dettagli se durante la lunga intervista rilasciata a Peter Gomez nel corso del programma La Confessione in onda mercoledì 6 giugno su Canale 9. Nelle ultime ore le dichiarazioni dell'attrice di origini scandinave sono state anticipate da Il Fatto Quotidiano ed hanno fatto il giro del web. Nella circostanza la 46enne di Tampere è tornata a parlare di quanto accaduto nel 2001 nel corso della trasmissione Satiricon in onda su Rai 2. All'epoca la Falchi fece scalpore perché si tolse gli slip e li consegnò a Daniele Luttazzi durante la diretta. Ricordo benissimo quell'episodio, ha precisato l'artista. Con un pizzico di malizia la produttrice cinematografica ha spiegato a Peter Gomez di essere pronta a riproporre quella performance. Senza scomporsi il giornalista ha provato a strappare qualche dettaglio in più, è vero che non indossava nulla? L'attrice ha ammesso che il suo fu un gesto soltanto simbolico e che indossava un altro indumento intimo. Era una gag, non è mia abitudine fare cosa del genere. L'affermazione della 46enne ha sorpreso il conduttore che ha continuato ad insistere sull'argomento spostando l'attenzione sul particolare souvenir lasciato a Luttazzi. Non dirò il nome neanche sotto tortura. Anna Falchi ha chiarito che il discorso slip è stato sequestrato da un ammiratore che ama in particolar modo collezionare biancheria intima. Conosco anche il nome di questa persona. Gomez ha colto l'assist al volo ed ha chiesto all'ospite il cognome ma la finlandese ha frenato, non lo dirò neanche sotto tortura. La protagonista di Giovani e Belli ha sottolineato che non neanche sotto tortura svelerà il nome dell'uomo che ha voluto a tutti i costi le sue mutandine. Durante l'intervista l'attrice si è soffermata anche sul doloroso epilogo del matrimonio con Stefano Ricucci con l'arresto del finanziere, una vicenda che mi ha segnato. L'attrice e le molestie, sono Anna Falchi, sono tenere a bada gli uomini. Tra gli argomenti trattati anche la questione delle molestie subite dalle star del cinema. Anna Falchi ha riferito di non aver avuto problemi di alcun genere quando era all'apice della carriera, con la mia personalità sono sempre riuscita a tenere a bada gli uomini. La conduttrice televisiva ha ammesso di aver avuto qualche problema quando è stata costretta a chiedere aiuto in un momento difficile della sua carriera.